Una spiaggia fruibile da tutti senza barriere, perché la disabilità non sia un limite per nessuno. È il servizio inaugurato dal comune di San Salvo per un mare senza barriere nel tratto di spiaggia libera tra l'idrocontrovento e l'area 19. Sarà attivo fino a domenica 10 settembre dalle ore 9 alle 12 con uno spazio ombreggiato per il ristoro e la permanenza, con l'opportunità di socializzare per una effettiva inclusione sociale. Mare senza barriere per San Salvo è una conquista oppure un punto di partenza? È assolutamente un punto di partenza, in quanto siamo consapevoli che, pur essendo importante, è solo una piccola cosa in quella che è la più importante battaglia di civiltà per i diritti delle persone diversamente abili. C'è la possibilità adesso per i disabili di accedere direttamente al mare? Sì, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12, troveranno non solo una struttura adeguata per arrivare fino all'acqua, ma un servizio, cioè due operatori specializzati che li assisteranno non solo nelle operazioni materiali del bagno, ma anche in tutte quelle che sono le necessità e anche, perché no, per movimentare con attività ludico-ricreative questa loro permanenza sulla spiaggia. La scelta di San Salvo sul turismo, un turismo che sia inclusivo? Noi abbiamo fatto questa scelta su tutti gli aspetti, abbiamo lavorato molto attraverso lo sport perché potesse diventare uno strumento di inclusione sociale e chiaramente non potevamo non consentire ai nostri disabili l'accesso al nostro meraviglioso mare Bandiera Blu e a questa spiaggia dove, su cui per fortuna arrivano persone da molto lontano, e sarebbe stato assurdo che i sansalvesi non potessero goderne. Ringraziamo il sindaco per questa cosa, per quello che ha fatto per noi disabili. Finalmente a mare, dopo tanto tempo che aspettavamo questa passera per noi disabili e per queste di che ci possono portare qui dentro l'acqua, perché prima non avevamo queste sedie. Questo è un servizio che dovrebbero in qualche modo tutti i comuni farlo, ma poche sono le amministrazioni sensibili, veramente poche ne troviamo, sempre di più si pensa ad altro. Non ci vogliono tanti soldi per organizzare una cosa del genere e per rendere felici le persone. Ci vuole solo un po' di buona volontà.